Ma tu non ce l'hai una casa o un palazzo o una prigione? Magari un giardino gigante o dei campi coltivati? Insomma, coi Ritz potresti avere tutto questo e molto di più. Quali tipi di Ritz ci sono e come è possibile investire nell'immobiliare? Bene, torniamo a parlare nella parte teorica in questo video, dove finalmente vado un po' ad esplorare la parte relativa alla tipologia dei vari REITs che sono esistenti. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è come sempre E Io Risparmio e benvenuti in questo nuovo video. Spero che anche quest'oggi l'introduzione vi sia piaciuta. Gli investitori hanno da tempo cercato nel settore immobiliare commerciale un modo per poter costruire un flusso di reddito stabile, grazie ovviamente anche alla crescita di valore degli immobili e a cash flow che questi forniscono tramite gli affitti. I REITs offrono un modo semplice per investire nel settore immobiliare, offrendo al contempo vantaggi che non sono disponibili attraverso degli investimenti immobiliari diretti. Questo include anche la liquidità e la capacità di costruire un portafoglio che sia immobiliare diversificato sia a livello settoriale che a livello globale, per cui di nazioni diverse. Dal 2001 i titoli immobiliari hanno sempre globali sopraperformato molte altre importanti classi di investimento, fra cui l'ampio mercato azionario, nonché le obbligazioni e le materie prime. Questo rafforza l'opinione secondo cui un REIT o i REITs in generale offrono un profilo di rendimento significativamente diverso da altre classi di attivi, giustificando la propria allocazione strategica separata in un portafoglio ovviamente che sia ben bilanciato. Acquistando dei REITs di qualità, e questo è ovvio, gli investitori grandi e piccoli sono stati in grado magari di guadagnare dei rendimenti totali maggiori in media, comunque fra il 10 e il 12% all'anno, con reddito costante, bassa volatilità dei prezzi di mercato e una sicurezza degli investimenti. Ovviamente il tutto racchiuso in un unico preziosissimo pacchetto. Grazie in gran parte alla tecnologia, i REITs hanno poi guadagnato importanza e popolarità, intendo ovviamente l'investimento fatto online. Altri modi per accedere al sistema immobiliare ovviamente possono essere altre tipologie che non tutti conoscono, come i fondi comuni di investimento REITs. I fondi comuni di investimento hanno generalmente un requisito però minimo di investimento, che ovviamente è più elevato rispetto ai fondi negoziati in borsa, e con questo mi riferisco ai vari ETF. Tali minimi possono variare a seconda del tipo di fondo e di società. Sono gestiti attivamente da un gestore di fondo o da un team che va a prendere decisioni per acquistare o vendere azioni o altri titoli all'interno di quel fondo, al fine ovviamente di cercare di andare a battere il mercato e aiutare i loro investitori a poterne trarre del profitto. Questi fondi di solito però hanno un costo che è un po' più elevato, poiché ovviamente richiedono molto più tempo, molti più sforzi e manodopera per funzionare, e per manodopera intendo ovviamente impiegati. Esistono due classificazioni giuridiche per i fondi comuni di investimento, i cosiddetti open-end funds, e in questo caso non c'è limite al numero di azioni che il fondo può emettere, e il valore delle azioni di un individuo non è influenzato dal numero di azioni in circolazione, o più o meno funziona così. Poi ci sono i cosiddetti closed-end funds, che emettono solo un numero specifico di azioni che è presente sul mercato. Non cambiano questo limite man mano che la domanda degli investitori cresce. I fondi comuni di investimento REIT offrono ai singoli un modo eccellente per ottenere una sufficiente diversificazione, ovviamente, del mondo REIT. Anche gli investitori attivi potrebbero voler investire un importo minimo in alcuni di questi fondi, al fine ovviamente di confrontare le loro performance di investimento REIT personali e ottenere magari una finestra su ciò che gli investitori istituzionali stanno facendo, ma questo si può anche seguire in maniera demo. Naturalmente ci sono compromessi da considerare a questo proposito, come ad esempio che la media dell'1.25% è di solito quella dei costi di gestione. Inoltre questi fondi non sono personalizzati, quindi il profilo fiscale del singolo investitore, tale tante altre cose, non è automaticamente allineato con la strategia del fondo. Poi ovviamente ci sono gli ETF su REITs, che ovviamente riconoscendo che ci sono parecchi investitori medi che non hanno modo di accedere ai fondi gestiti in maniera attiva o closed-end funds a causa delle barriere di investimento minimo all'ingresso, sono stati creati appunto questi ETF che sono quotati in borsa. Negli Stati Uniti, che è ovviamente il mercato di riferimento, ce ne sono circa 30 che seguono il mercato REITs, e già questo è un altro aspetto che dimostra come il nostro paese e continente
sia ovviamente arretrato rispetto alla percezione su questa asset class dei REITs. Oltre agli investitori medio, questi sono solitamente anche sponsorizzati dai vari consulenti finanziari. Perché? Perché sono semplici da spiegare ai clienti medi e a quelli che capiscono poco e consentono ai professionisti di incolpare eventuali variazioni negative dei prezzi sui movimenti dell'indice, invece che magari nella propria capacità di raccolta e di selezione delle azioni in cui si vuole andare a investire in maniera personale. Se invece volessimo puntare sui settori specifici per diversificare il nostro portafoglio, potremmo farlo? Effettivamente sì, se volessimo selezionare i nostri REITs e noi stessi i vari settori in cui vogliamo andare a investire, possiamo attingere ad alcuni di questi. E le loro particolarità, quali sono? Eccoli uno a uno elencati. Healthcare REITs, REITs nel settore americano 17, capitalizzazione di mercato del settore circa 144 mila milioni di dollari e un rendimento da dividendo medio del 5,59%. I REITs sanitari investono nel settore immobiliare di ospedali, edifici per uffici, medici, strutture abitative assistite, strutture abitative per i senior e strutture per la cura della memoria. Il successo di questi immobili è direttamente legato al sistema sanitario, quindi un aumento della domanda di servizi sanitari è generalmente considerato positivo per come si va a rispecchiare poi sugli immobili sanitari. Poi abbiamo i cosiddetti lodging REITs, REITs del settore sempre americano 15, con capitalizzazione di mercato del settore di 45.700 milioni circa, con una media rendimento da dividendo del 6,52%. Un lodging REIT possiede e gestisce per esempio hotel, resort e affitta le camere di tali proprietà agli ospiti. Sono classificati per classe in base alla loro funzionalità, come il loro ad esempio livello di servizio, servizio limitato, servizio completo e così via. I lodging REITs si rivolgono a una vasta gamma di clienti, dai viaggiatori d'affari ai coordinatori di eventi oppure a noi semplici vacanzieri. Poi abbiamo i net lease REITs e i REITs nel settore americano sono 14 con una capitalizzazione di mercato del settore di circa 89 mila milioni di dollari e una media di rendimento da dividendo del 4,75%. I net leasing REITs netti generalmente affittano immobili con locazione a lungo termine, tra i 10 e i 25 anni di media, a inquilini di alta qualità, di solito negli spazi di vendita al dettaglio e alla ristorazione. Operando in strutture di leasing triple net, i loro inquilini pagano tutte le spese relative alla gestione, come ad esempio tasse sulla proprietà, assicurazione e manutenzione. Poi abbiamo i cosiddetti office REITs e i REITs nel settore americano sono circa 14, con una capitalizzazione del mercato di questo settore di quasi 64 mila milioni di dollari e un dividendo medio del 4,79%. Gli office REITs investono in edifici per uffici, come si dice il nome, ricevono reddito da locazione da inquilini che di solito hanno firmato contratti di locazione a lungo termine e in genere funzionano meglio dei mercati gateway densamente popolati. A causa dei maggiori costi di miglioramento e del leasing, tuttavia, richiedono molta più gestione da parte del punto di vista monetario, per cui richiedono molto più denaro da gestire rispetto a molte altre proprietà dei REITs. Poi abbiamo i cosiddetti shopping REITs, REITs che nel settore americano sono 13, con una capitalizzazione di mercato del settore di quasi 51 mila milioni di dollari e un rendimento da dividendo medio del 5,28%. Uno shopping REITs possiede centri di vendita al dettaglio, come centri ancorati alla spesa e alla vendita al dettaglio urbana a livello stradale. Negli ultimi anni molti di loro hanno trasformato il loro mix di inquilini in un portafoglio più experience oriented, anche se quelli di alta qualità continuano a vedere una domanda costante di spazio al dettaglio situato ovviamente in posizioni centrali a prescindere da quello che poi va a essere venduto. Poi abbiamo i cosiddetti industrial REITs e nel settore americano sono 14 con una capitalizzazione del settore di circa 109 mila milioni di dollari e un rendimento da dividendo medio del 3,76%. I REIT industriali investono in immobili utilizzati per lo stoccaggio, la distribuzione, la produzione, la ricerca e lo sviluppo. La domanda globale di strutture logistiche è forte, quindi le risorse reali primarie di questi REIT rimangono sane a causa del loro ruolo critico nello spostare le merci dal produttore ai cosiddetti consumatori finali. Poi abbiamo i cosiddetti commercial mortgage REITs e i REITs di questo settore nell'America conosciuta sono 12 con una capitalizzazione di mercato di circa 26 mila milioni di dollari. Media di rendimento da dividendo di un 8,17%. I REIT ipotecari commerciali agiscono come società finanziarie che vanno a operare in modo molto simile a una banca, sia come prestatori di bilancio puri che come prestatori di bilancio conduttori.
La prima categoria, i prestatori di bilancio puri, ha origine da prestiti per tenerli nei loro libri contabili, mentre i prestatori di bilanci conduttori lo fanno sia per i loro libri che anche per la vendita in mercati cartolarizzati come CMBS. Questo acronimo sta per Commercial Mortgage Backed Securities. Poi abbiamo i cosiddetti apartment REITs, REITs del settore americano 10 con una capitalizzazione di mercato del settore di 112 mila milioni di dollari e un rendimento da dividendo medio del 3,72%. I REIT degli appartamenti possiedono e gestiscono varie forme di residenza, che possono essere condomini, appartamenti di lusso, appartamenti normali e così via, che usano quindi per affittare spazio a questi inquilini. Questi REIT si concentrano sui mercati geografici specifici e spesso mostrano una minore sensibilità all'aumento o al calo dei tassi di interesse rispetto ai REIT in media. Sovvengono poi i mall REITs. I REITs del settore americano sono circa 9, con una capitalizzazione di quasi 89 mila milioni di dollari e una media del rendimento da dividendo attualmente del 15,61%. I REITs dei centri commerciali possiedono e gestiscono appunto dei centri commerciali e dei centri outlet. Queste proprietà rientrano in tre classifiche, A, B o C. Non è molto difficile da ricordare. In gran parte a seconda delle vendite degli inquilini per piede quadrato. Mentre i centri commerciali di alto livello continuano comunque a funzionare bene in tutte le metriche, incluso l'affitto medio e l'occupazione, i centri commerciali invece che sono meno produttivi hanno lottato nei fondamentali e nel prezzo delle azioni dalla fine della recessione ad oggi. Poi c'è un altro settore che viene definito come altri REITs immobiliari, in questo settore sono 8 circa, con una capitalizzazione di circa 18.500 milioni di dollari e un dividendo medio del 6,82%. Altri REIT del settore immobiliare, in modo generico, includono i REIT di proprietà diversificati e quelli che non rientrano in un'unica categoria che potrebbe essere di proprietà ben distinta. Si prevede che in futuro potrebbero essere aggiunti nuovi settori immobiliari REITs, come ad esempio i REITs aeroportuali, quelli veterinari, quelli di parcheggi, quelli per l'edilizia militare o delle centrali nucleari, per cui sono settori molto specifici. Poi vengono i self-storage REITs e i REITs di questo settore in America sono 6, con una capitalizzazione di quasi 73 mila milioni di dollari, 72 e mezzo più o meno, con un dividendo medio del 3,79%. I self-storage REITs possiedono e gestiscono strutture di stoccaggio e riscuotono l'affitto dai clienti, sia privati ma anche di tipo aziendale. Gli immobili richiedono il minor importo di spesa in conto capitale per costruire e mantenere, ovviamente rispetto ad altri settori immobiliari, quindi le spese in questo caso sono modeste. Anche durante le recessioni, questi REITs si tendono a comportare bene. Poi abbiamo i cosiddetti data center REITs, che in questo settore sono al momento 5, con una capitalizzazione di mercato che è poco sopra i 90 mila milioni di dollari e un rendimento da dividendo medio del 2,92%. I REITs dei data center possiedono e gestiscono strutture che archiviano in modo sicuro i dati. Offrono una gamma di prodotti e servizi per proteggere server e dati, tra cui per esempio Uninterruptible Power, Sicurezza fisica e Air Cool Chiller sono guidati da una domanda molto costante e tra l'altro molto crescente, che in questo periodo viene accelerata tantissimo dall'intelligenza artificiale e dall'utilizzo ovviamente di tutti i nostri dispositivi odierni come i telefoni cellulari. Poi esistono i cosiddetti Timber REITs. I REITs di questo settore, che sono il settore del legno, non del regno, sono 4, con una capitalizzazione circa di mercato di 27.000 quasi 28 mila milioni di dollari e un rendimento da dividendo medio del 4,42%. I REIT del legno possiedono e gestiscono vari tipi di immobili per il legno, specializzati ad esempio nella raccolta e nella vendita del legno. All'interno di ogni linea aziendale sono associati rischi specifici, come settore e obbligazione, o come operazioni, vendite di terreni, sviluppo e problemi magari di produzione che possono essere maggiormente sfruttati dai prezzi che il legname va a variare nel tempo. Poi vengono i cosiddetti REITs da alloggi prefabbricati. I REITs in questo settore in America sono solo 3. La capitalizzazione del mercato al momento è molto bassa, penso la più bassa, fino adesso 26.100. In media il rendimento di dividendo da questa classe di REITs è il 2,94%. I REITs di edilizia abitativa prefabbricata possiedono, affittano e finanziano comunità di case prodotte, sia mobili, per cui magari dei parchi a noleggio, ma anche comunità di veicoli ricreativi, RV, o di siti simili. Le case prodotte aiutano ad accedere ad alloggi a prezzi accessibili da parte magari di residenti e
E i dati demografici stanno dimostrando e stanno guidando una domanda di clienti di questo settore, in particolare quelli che sono a basso reddito. Susseguono poi i gaming REITs. I listi di questo settore in America sono tre, capitalizzazione di mercato del settore circa 27.200 milioni di dollari e hanno un rendimento da dividendo del circa 6%. I gaming REITs possiedono e gestiscono proprietà affittate agli operatori di questo settore di gioco in accordi di leasing triple net. Sono separati dai loro casino operativi, quindi fisici, che gestiscono, poiché i casino REITs in genere utilizzano strutture di vendita lease back. Ciò significa che sono essenzialmente un sottosettore della categoria REIT a leasing netto, net lease. Poi abbiamo i cosiddetti single family rental REITs, e i REITs in questo settore sono due, con una capitalizzazione di mercato di circa 22.800 milioni di dollari e una media da dividendo dell'1.24%. I REIT in affitto unifamiliare sono uno dei settori REIT più giovani, essendo, diciamo, appena emerso subito dopo la crisi abitativa. Il modello di business è evoluto in un modello di proprietà stabilizzato, più simile all'average apartment REIT. I fondamentali in questo settore sono abbastanza forti, spinti dall'aumento dei valori delle case, dall'offerta delimitata e anche da una robusta domanda che si va a incrementare nel tempo, diciamo. Poi vengono i prison REITs. I REITs del settore in questo caso sono due negli Stati Uniti, con circa 4.000 milioni di dollari di media di rendimento, invece da dividendo 10.3%. I REITs carcerari possiedono e gestiscono strutture ovviamente di correzione e di detenzione, come carceri e prigioni statali o federali. Queste aziende collaborano anche a vari livelli di governo, ovviamente, e cosa fanno? Vanno a gestire strutture statali e federali e attualmente gestiscono circa il 75% del mercato carcerario a scopo di lucro negli Stati Uniti. Questo significa che si è quasi in un regime di monopolio. Poi abbiamo i farmland REITs, e i REITs in questo settore sono due, con una capitalizzazione di mercato del settore di 444 milioni di dollari e una media di dividendo del 4.72%. I REIT dei terreni agricoli possiedono e gestiscono terreni agricoli nazionali. Una classe di attivi è talmente frammentata che è ancora in gran parte di proprietà degli agricoltori, che sono solitamente a conduzione familiare. I terreni agricoli sono una vera risorsa, in realtà, legata a un megatrend, che è quello dell'aumento della domanda alimentare di tipo globale. La classe media dovrebbe crescere da 1.8 miliardi di persone nel 2010 a 4.9 miliardi nel 2030, con l'85% di quella crescita proveniente in prevalenza dall'Asia. Poi abbiamo i cosiddetti cell tower REITs. I REITs del settore in questo caso sono due, con un valore di mercato di circa 156 mila milioni di dollari e un dividendo medio che si aggira intorno al 2.32%. I cell tower REITs possiedono circa l'80% delle 100.000 torri di macro cell degli Stati Uniti d'America, che in gran lunga è la più alta concentrazione di proprietà REIT in qualsiasi settore immobiliare. La relativa scarsità di torri cellulari, combinata con la loro assoluta necessità di esistenza per le reti cellulari, ha dato a questi REITs un notevole potere di determinazione dei prezzi di questo mercato. Poi abbiamo i cosiddetti billboard REIT. I REITs in questo settore sono anche due, con una capitalizzazione di mercato di circa 11.700 milioni di dollari e un rendimento medio che è intorno al 5%. I billboard REITs possiedono e gestiscono display digitali e statici negli Stati Uniti d'America. Essendo nel settore degli annunci, gli investitori dovrebbero riconoscere i requisiti capex erratici che vengono associati a questo settore. Inoltre, alcune delle attività sottostanti di REIT di questo REIT potrebbero essere soggette a rischi incontrollabili. Parliamo per esempio di rischi economici, rischi governativi, competitivi o legislativi, e a un calo possibile che questo consegue nei ricavi. Poi abbiamo i cosiddetti campus housing REITs, e il REIT del settore in questo caso è solo uno al momento, con 6.444 milioni di media di capitalizzazione e un rendimento medio del 3,94%. I REITs che possiedono campus gestiscono proprietà abitative per studenti che sono negli Stati Uniti d'America. L'ammodernamento degli alloggi per studenti ha assunto per lo più una forma di un nuovo sviluppo, anche se alcuni mercati hanno edifici che possono essere rinnovati per soddisfare magari le esigenze degli studenti, che come ricordiamo negli Stati Uniti d'America costa tanto questo settore. I REITs nelle abitazioni dei campus studentesi sono essenzialmente un sottosettore dei REITs degli appartamenti.
Bene, ho cercato di fare una carrellata molto intrinseca, ma allo stesso tempo senza andare troppo nei dettagli di ogni settore. Magari successivamente, se sei interessato a questo settore, mi lasci nei commenti qua sotto le tue idee e possiamo andare a approfondire diciamo, un settore rispetto a un altro indirizzo. Ovviamente spero che questo video sia stato di tuo gradimento, credo che verrà lunghino rispetto alla media dei miei video. E se è stato di tuo gradimento, per favore, un bel pollice in su. Ovviamente se sei nuovo e di passaggio su questo canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!